After the Angelus and before a packed St. Peter's Square, Pope Francis announced the beginning of the Year of Prayer in preparation for the Jubilee of 2025. I prossimi mesi ci condurranno all'apertura della Porta Santa, con cui daremo inizio al Giubileo. Vi chiedo di intensificare la preghiera per prepararci a vivere bene questo evento di grazia e sperimentarvi la forza della speranza in Dio. Per questo iniziamo oggi l'anno della preghiera, cioè un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera. With this year, the Pope invites dioceses to promote prayer, both individual and communal, through different activities such as pilgrimages. On the other hand, the Pope expressed his concern for the situation in Haiti, where violence continues to increase due to conflicts between armed gangs. Ho appreso con dolore la notizia del rapimento ad Haiti di un gruppo di persone, tra cui sei religiose. Nel chiederne accuratamente il rilascio, prego per la concordia sociale nel paese e invito tutti a far cessare le violenze che provocano tante sofferenze a quella cara popolazione. The kidnapping took place on January 19th, when a group of armed men hijacked a bus with six nuns from the Congregation of the Sisters of St. Anne and other passengers. They were on their way to the capital's university in Port-au-Prince.